Quando c'è da effettuare un'eutanasia, la domanda che viene fatta più spesso è: ma sentirà qualcosa? Ci sono anche altre domande e altri pensieri, spesso non detti, ma che si leggono negli occhi di chi si sta per separare dal proprio amico a quattro zampe. Per rispondere a tutti questi dubbi, oggi vi porto sul campo e vi faccio vedere come viene effettuata un'eutanasia. Ciao. Io sono Corrado Siano, medico veterinario. Il video di oggi sarà molto diverso dal solito, perché vi mostrerò tutte le fasi di questa procedura che è un atto medico a tutti gli effetti, incluso il momento finale. Quindi, alla fine del video, darò tempo a chi non se la sentisse di interrompere la visione. Ora iniziamo e vediamo quando si ricorre a questa procedura e perché. Qualche giorno fa è stato portato in struttura da dei volontari questo bellissimo cane. Si sono accorti che lei non mangiava più ed era dimagrita. Dopo aver effettuato degli esami, si è arrivata alla diagnosi finale: insufficienza renale cronica. La situazione era così grave che lei non aveva nemmeno più la forza di restare in piedi. Dopo 2 giorni di terapia, a cui purtroppo non ha risposto, si è arrivati alla decisione di addormentarla. E questo perché le sue condizioni cliniche la costringevano a una situazione di costante sofferenza, che sicuramente avrebbe esitato nel decesso. Considerate che i reni espellono dall'organismo le sostanze di scarto, ma in caso di insufficienza renale cronica in stadio avanzato, questo non avviene e quelle molecole che dovrebbero essere buttate fuori si accumulano nell'organismo. Il paziente va quindi incontro ad un'autointossicazione. Il risultato è una marcata debolezza, accompagnata da una nausea costante che provoca vomito e impossibilità ad alimentarsi. Facendo un discorso più generale, si ricorre all'eutanasia quando un paziente è in una situazione di costante sofferenza, sia fisica che mentale, e non è possibile praticare alcuna terapia risolutiva. In questo modo si preservano il benessere e la dignità degli animali, liberandoli da inutili sofferenze. Chiaramente il momento giusto per addormentare un cane o un gatto dipende dai singoli casi e sarà quindi con l'aiuto del veterinario che si valuterà la situazione nell'insieme e si prenderà la decisione più adeguata alla circostanza. Adesso vediamo come viene preparato il paziente. Come potete vedere, siamo in una stanza isolata e silenziosa e un ECG o elettrocardiogramma è collegato al paziente per monitorare la sua attività cardiaca. La prima cosa che si fa è una sedazione. Tenete conto che in genere cani e gatti sono agitati quando vengono portati in strutture veterinarie. Questo perché è un luogo estraneo, ci sono tantissimi odori, rumori e persone sconosciute. Il risultato è un senso di ansia e disagio che, soprattutto in questi casi, aggrava uno stato di salute già compromesso da delle condizioni cliniche irreversibili. La sedazione serve quindi a tranquillizzarli e ad alleviare le loro sofferenze. In questo caso, nella siringa, ci sono un antidolorifico e un sedativo. Quando i farmaci fanno effetto, si passa allo step successivo, l'induzione dell'anestesia profonda. È importante che il paziente raggiunga uno stato di incoscienza, perché il farmaco finale provocherà un arresto cardiorespiratorio. E proprio nell'ottica del benessere del paziente è necessario che il cane o il gatto si trovi in uno stato di anestesia profonda per non sentire nulla. Una volta iniettata la prima dose di anestetico, si valuta la profondità del piano anestesiologico grazie al riflesso palpebrale. Si tocca con un dito il punto mediale di unione delle palpebre e si vede la risposta. Se il paziente ha il riflesso di sbattere le palpebre, il piano anestesiologico è leggero. Se invece non si ha alcuna risposta, significa che il paziente è profondo. In questo caso la risposta del palpebrale è ancora presente, quindi si somministra altro anestetico. Si testa nuovamente il palpebrale e una volta raggiunto un piano anestesiologico adeguato, si è pronti per l'ultima fase. Ma prima di arrivarci, facciamo una considerazione. Come proprietari, bisogna essere presenti in questi ultimi momenti. Non esiste una risposta che valga per tutti. Il mio consiglio personale è quello di restare dall'inizio fino all'induzione dell'anestesia, per non lasciare solo il proprio amico a quattro zampe quando ancora è cosciente. Una volta che il cane o il gatto dormirà tranquillo, consiglio di lasciare la stanza dopo un ultimo saluto. Ovviamente questo è solo un consiglio e ognuno dovrebbe decidere sul come comportarsi in base al proprio carattere e alla situazione. E ora questa considerazione la rivolgo proprio a voi che guardate questo video. Potete lasciare la stanza adesso,
o potete rimanere fino alla fine. Vi anticipo che il paziente non cambierà posizione e non ci saranno scatti o movimenti di nessun genere. Questo perché, ribadisco, la cagnolina è sotto anestesia profonda e non sentirà assolutamente nulla. Le uniche cose che cambieranno saranno la respirazione, che si arresterà quasi subito, e l'attività cardiaca, che cambierà dopo diversi secondi sviluppando aritmie, per poi culminare nell'arresto cardiaco. Il tutto sempre senza che il paziente senta nulla. Per coloro che non se la sentono di rimanere, il video finisce qui. Spero di aver dato più consapevolezza su una procedura che, seppur dolorosa per un proprietario che si separa dal proprio cane o dal proprio gatto, è altrettanto importante per il benessere dei nostri amici a quattro zampe. E spero di aver fornito degli elementi che possano aiutare chiunque dovesse malauguratamente ritrovarsi davanti a questa decisione. Soprattutto in questi casi, vogliate bene al vostro veterinario. Questa è l'ultima fase di un'eutanasia. Il paziente è in uno stato di anestesia profonda e tutto è pronto per procedere. Nella siringa c'è il farmaco che provocherà l'arresto cardiorespiratorio e una volta iniettato si attende che faccia effetto. La prima cosa che cambia è la respirazione, infatti non si ha più il movimento del torace. Subito dopo, anche il cuore inizia a risentire degli effetti del farmaco. L'ECG cambia, mostra che ci sono delle aritmie cardiache. Il risultato è un cuore che non si contrae come dovrebbe. Col passare del tempo le aritmie continuano, si fanno sempre più gravi. Finché